sempre fredda sta camera, ma come? Gli occhiali mi sono vecchiato. Allora, buongiorno a tutti. È parecchio che non ci vediamo. Funziona? Sì, sì, sì. Allora, solo due cose, poi cominciate voi con tutte le domande che volete. Ah, ok. Dunque, la mia assenza in questo periodo non è stata perché non volevo venire a Arezzo, è stata dovuta al fatto problemi di lavoro. Siccome in Italia, nonostante quello che sentiamo, che dicono, il PIL, tutte quelle cose là, c'è una forte crisi e quindi mi sono andato a cercare il lavoro all'est. Sono tornato vincitore, quindi sono contento e rieccomi qui a Arezzo. Quindi non c'è stato assolutamente nessun, diciamo, abbandono. E vorrei solo fare una precisazione. La conferenza stampa sarebbe dovuta essere ieri, poi io ho avuto un impegno improvviso e quindi abbiamo dovuto rimandarla ad oggi. E oggi purtroppo il vicepresidente aveva il consiglio De Martino, aveva il consiglio nazionale della CISL e quindi avevamo programmato proprio per questo mercoledì e invece è slittata giovedì. Questo è il motivo per cui non è vicino a me. Detto questo, mi fa piacere rivedervi. Eccomi qua. Pronti. Allora, Presidente, partiamo, no? Partiamo. Molto bentornato. Grazie. E poi volevo chiedere, partiamo da quello che è un po' l'argomento di questo, che è stato un po' l'argomento di queste settimane, cioè Ezio Capuano, cioè l'allenatore che comunque sia da due settimane è stato messo in discussione. E ecco, com'è la situazione tra voi, com'è il futuro, qual è il futuro, visto che lui c'ha un altro anno di contratto? Allora, è stato messo in discussione, io l'ho letto dalla stampa, da quello che scrivete, come lessi parecchio tempo fa che un certo Natale, a Natale Ferretti decide se vende. Io a Natale me ne stavo ai Caraibi, quindi non è che pensavo a vendere. Quindi non so come nasce questa cosa. Eziolino ha fatto in due anni un grandissimo lavoro, la mia memoria non è corta, perché io mi ricordo di chi ha dato qualcosa a me e quindi in questo caso all'Arezzo. Purtroppo le aspettative che avevamo non sono state raggiunte. Il fatto del contratto non è assolutamente un problema, perché se è stato firmato un contratto, il contratto sarà onorato o in un modo o in un altro modo. Quindi aspettiamo la fine del campionato e saranno prese le decisioni. Ci tengo a dire che due mesi fa, è stata fatta una riunione dove era presente il mister, perché l'ho voluto io presente, per spiegargli il nuovo programma del futuro che abbiamo studiato con Andrea Riccioli e con Roberto Gemmi. Quindi lui è al corrente dei vari sviluppi che ci sono. A fine campionato, quindi il 9 maggio, tutti decideremo se lui vuole far parte del nuovo programma o se noi riterremo che non può far parte di questo programma. Ma cosa intende, Presidente, per le aspettative che non sono state raggiunte? Perché i risultati sul campo sono inferiori rispetto a quelli che sappiamo. Sì, soprattutto queste ultime 5 partite, se non sbaglio, insomma, un po' deludenti. Anche se ci tengo a dire che io do ancora massima fiducia a questa squadra e ai ragazzi, quindi anche perché ogni giocatore praticamente, come diceva giustamente prima Stefano,
un SPA, quindi rappresenta se stesso, quindi se fa bene forse gli altri guardano, no? E se fa male poi ne subisce le conseguenze, però io mi auguro che sia stato solo un momento così di defiance. Presidente, quando parla di novità, cioè nel suo lavoro, eccetera, ci sono anche novità all'interno della società Arezzo? Allora, le novità ci saranno perché insieme sempre a Riccioli e a Gemmi, del resto Riccioli io l'ho vista la conferenza stampa che ha fatto, perché me la sono fatta registrare, me la sono lunghissima, ma ha spiegato molto bene qual è il programma. Il programma, quindi, confermo che è quello che ha fatto Andrea. Speriamo, perché qui bisogna stare attenti a come parliamo, perché una volta che io dissi spero, mi piacerebbe tanto andare in B, poi Ferretti è passato per un buffone che non mantiene le promesse, eccetera eccetera. Io all'epoca espressi un desiderio che esprimo ancora oggi, è lecito avere dei desideri, no, nella vita. Quindi quel programma, siamo ottimisti e ci porterà a alzare l'asticella. Ora, questa asticella dove arriverà, io questo oggi non lo posso dire, noi ci mettiamo tutto l'impegno e i mezzi per fare bene. Nessuno parla. Perché devo rimettere a Capuano se c'è un programma ambizioso, non dovrebbe essere dall'altro? Allora, questo lo dovreste chiedere a Mr. Capuano. Io credo che queste domande così cercano il gossip. Grazie al gossip che leggo tutti i giorni, perché anche se sto fuori me lo mandano o cerco di collegarmi, il gossip non ha fatto altro che mettere questa dirigenza in una situazione molto difficile rispetto alla piazza. Tanto è che è la prima volta in vita mia che dove vado io mi trovo la polizia fuori. Alla domanda mi dicono ordine pubblico. Quindi siamo arrivati a questo punto. Allora, a me mi piacerebbe parlare di calcio, di programmi futuri. Vedo che non si parla altro che di Capuano. Allora, chiarisco una volta per tutte, ci siamo parlati in una camera da soli prima. Io non ho assolutamente niente contro Capuano, lo ringrazio pubblicamente come ho sempre fatto per tutto il grande lavoro che ha fatto. Questo è il rapporto personale. Poi c'è un rapporto di lavoro, anche nelle mie aziende. Io posso andare a cena con il mio direttore tecnico e poi discuterci per quanto riguarda il lavoro su opinioni diverse. Cioè, questo fa parte normale della vita. Se voi poi vogliamo trovare il capello per fare altro gossip, freddezza, e in questo è stato un campione del mondo Amaranto Magazine, che tutti i giorni Ferretti che può fare, il ragionamento è semplicissimo, caro Amaranto, semplicissimo, anche un bambino lo può capire. Se uno ha impegnato per 3 anni una certa cifra, poi che fa? A Roma si dice butti il bambino con l'acqua sporca. No, io non butto il bambino con l'acqua sporca, io seguito ad andare avanti, rinforzerò ancora di più gli investimenti, perché il programma di Andrea Riccioli mi è piaciuto, e molto mi è piaciuto. È molto difficile, anziché essere gasati, no? Entusiasmati, trovare sempre dei muri o trovare sempre delle brutte parole, siamo arrivati anche alle minacce nei miei confronti perché le ho lette, e stare sempre zitti. Allora, grazie, per carità, non voglio da nessuno, però non vedo cosa ho fatto di così
terribile. Io ho fatto una cosa semplicissima. Io ho preso l'Arezzo una settimana prima che i libri venissero portati in tribunale per fargli fare all'Arezzo il terzo fallimento. E questo è un fatto. Nessuno può disconoscere questa cosa. Poi siamo andati, abbiamo fatto un buon campionato, nonostante tutto. Poi c'è stata la famosa telenovela del ripescaggio, che oggi io vi spiego perché è semplicissima. Allora non c'è i soldi, è un pezzente, è un morto di fame, sì, non so, non sono un bilionario, però credo che quando certe persone scrivono certe cose, forse non hanno le idee chiare di quanto sono lunghi a metterle in fila 3-4 milioni. Io li ho visti. Chi scrive in questa maniera probabilmente non ha la più pallida idea. Ci vuole tanto lavoro, tanta buona volontà, sacrifici enormi. Perché non c'entra niente, perché la Lega Pro è la categoria più schifosa che c'è, perché non entra manco un centesimo. Il tifoso seguiva molto di più la Serie D che non il Lega Pro, perché i famosi 5.000, presidente, ci porti il Lega Pro, le garantisco 5 parole che ho sentito qua, 5.000 spettatori, mai visti 5.000 spettatori, comunque, va bene uguale. E il famoso ripescaggio all'epoca, io ero in trattativa, vi dico nomi e cognomi, con il figlio del signor Zavaglia, il quale fa delle operazioni di feedback come ha fatto la Lazio, questo me lo disse Claudio Lotito, rivolgiti perché loro le fanno, e all'Arezzo avevano fatto per il logo una quotazione di 400.000 euro, 300 li ho messi io e mi devono dare altri 300. Poi che succede? Che queste aziende che fanno il feedback prendono giustamente, fanno delle ricerche, fanno il loro lavoro, no? E uscì fuori, cosa che io non avevo né visto, né immaginato, né pensato, che il logo dell'Arezzo non è usato solo dall'Arezzo. A quel punto si è chiusa la porta e io mi sono trovato in grandi difficoltà. Poi c'è stato il ripescaggio e quindi il sottoscritto ha risolto il problema, quindi abbiamo portato 600.000 euro alla banca e siamo andati in Lega Pro. Detta così in tre parole è molto facile, farlo è un pochino più complicato. Allora, io non voglio grazie da nessuno perché non mi interessa. Però avere fatto questo, avere fatto 3 anni di campionato, poi leggere, è il terzo anno, vattene Ferretti, eccetera, eccetera, venire a sapere che anche all'interno del mio gruppo c'è chi rema contro, beh, credo che umanamente ognuno di noi che ha un minimo di carattere forse è un attimino contrariato, credo. Questa è la storia, facilissima. Certo, grazie. Chiedergli dov'è che trova l'entusiasmo. Chi glielo fa fare? Me lo dicono tutti i giorni, in famiglia me lo dicono, perché mi vedono un pochino arrabbiato. E anche stamattina mi hanno detto, ma chi te lo fa fare? T'alzi alle 5, vai là, affronti, fai. Chi me lo fa fare? Non lo so, forse mi sono affezionato a sta cosa, no? Perché io mi sento di aver creato l'Arezzo. Arezzo dal 2013, intendiamoci, no? Mi sento con tutti i poteri presidente e quindi voglio fare il presidente, seguitare a fare il presidente, anzi lo voglio fare meglio. Perché? Perché fino a ieri tante cose non le capivo perché il calcio non è il mio mondo, oggi le capisco, mi sono affiancato di persone di calcio. Non devo dire io chi è Gemmi, andate su internet e lo vedete. Andrea Riccioli, lo sapete tutti chi è,
e fa questo perché è nato un rapporto, io lo ringrazio pubblicamente davanti a tutti, perché è nato un grandissimo e bel rapporto anche di amicizia. Allora, a me queste sono le persone che mi servono per andare avanti e che mi hanno ridato l'entusiasmo di fare, di cercare di fare ancora meglio. Quindi, se la stampa mi aiuta nel senso che fa le critiche giuste quando si sbaglia, per carità, è giusto, anzi, è uno sprone a fare meglio. Ma quando io leggo soltanto esclusivamente gossip, che non si parla di calcio, tre righe di calcio e poi tutto Ferretti, De Martino, dirigenza, assenza, tutte latitanza, tutte queste frasi eclatanti, beh, insomma, non è che uno si carica molto di entusiasmo. Sarebbe anche un modo per evitare queste cose. Quale? Non leggerle? Non far parlare di queste cose. E come si fa? Nascondere la vicenda di Martino, ma la vicenda di Martino c'è. Allora, bene, io la ringrazio di questa domanda. La vicenda di Martino, voglio essere ancora carino, la vicenda di Martino a me me ne può fregar di meno, nel senso, la vicenda De Martino non entra assolutamente nell'US Arezzo. La vicenda De Martino sarà discussa, forse, non lo so, non mi interessa, in tribunale tra De Martino e Avato. Perché deve entrarci l'Arezzo? Perché sono tesserati dell'Unione Sportiva. E allora? Allora, è avvenuto in un contesto di calcio, dopo una partita, una sala stampa. Allora, a me sembra una spiegazione questa francamente non accettabile, perché quello che è successo in un contesto di calcio tra il vicepresidente della società, un tesserato dell'Arezzo e un giornalista. Non è che è successo al bar o al mercato, e allora aveva ragione. Ma io lo so, io lo so, infatti io non pretendo di avere ragione, è una faccenda nella quale io non voglio entrare. Perché io lo so che oggi non aspettavate altro che parlare di De Martino e di Capuano. Allora, Capuano abbiamo fatto, facciamo De Martino. Allora, De Martino, parliamo di Simone De Martino. Premesso che io non c'ero e quindi la verità io non la posso dire dov'è. Simone gliela dico. Ma la dice lei, ma io non l'ho vista. E perché io devo credere a lei quando lei tutti i giorni mi attacca quotidianamente? La buona fede, io avevo molta stima vado di lei. Lei lo sa. Ma lei ha fatto un preambolo a questa conferenza stampa, Presidente, parlando anche di minacce, poi, che sono sempre da condannare. Subite. E poi mi fa un preambolo dicendo che oggi sarebbe stato lì al suo fianco De Martino. Mi perdoni, sì, questa certo. È un'incongruenza da campionato del mondo, per usare le beh, meno male questo campionato del mondo. Però, ma lei pensa che lei, ma ci sono anche è un provocatore, e questo ormai l'abbiamo capito, tutto e va benissimo, ma lei pensa che io non sarei neanche entrato nell'argomento, io se vi lei pensa posso? Prego. Lei pensa che lei mi dice questa cosa e io rompo i rapporti con De Martino e gli tolgo la vicepresidenza perché me l'ha detta Vato. Ma ci mancherebbe altro, cioè, assolutamente. Lei fa gossip tutti i giorni su di noi, ok? Perché non gli siamo simpatici. A me questo né mi dispiace né mi fa piacere, non me ne frega niente. Io so che ho un ruolo da presidente e che devo fare bene, mi sono contornato di gente valida, basta, io devo fare bene questa cosa. Poi De Martino, Avato, a me non me ne frega niente, cioè lo devo scrivere, pubblicatelo. Non è una questione personale, e lei lo sa, mi dispiace che... È una questione personale, come no, è una questione molto personale. Allora, se lei vuole entrare nel merito... No, io non ci voglio entrare nel merito. Ah, non ci voglio. Lei che ha aperto la questione, io non l'avrei neanche detto fuori. Io non ho aperto la questione. Io ho giustificato che sono solo al tavolo e non c'è il vicepresidente. Non è che io voglio parlare di questa storia, cioè di questa storia, non so più come dirlo, io non ci voglio entrare. Chiaro? Siete voi che mi tirate per la giacchetta e poi succede quello che succede. Scriverete fiumi su questa storia.
visto che ha parlato anche di Capuano, ha parlato anche di De Martino, per quanto riguarda invece lo stadio e i rapporti con l'amministrazione comunale, soprattutto in merito alle strutture, perché ieri sono iniziati i lavori al campo di Via Arno e c'è stato anche il convegno della WISP che l'ha pagato di tasca propria questi lavori. Questo io non lo so, se l'ha pagato di tasca, io non l'ho pagato, quindi l'ha pagato di tasca propria. A me non è stato chiesto niente. Erano lavori già preventivati da qualche mese. Per quanto riguarda lo stadio, lei dice, per quanto riguarda lo stadio, Andrea Riccioli ha fatto una conferenza stampa nella quale credo che ha parlato anche di questo progetto dello stadio, no? Quindi se lei l'ha seguita, sa che sta lavorando, non io, sta lavorando Andrea Riccioli su questo programma e per la convenzione e per fare anche altre belle cose di questo stadio. Cose che non si fanno da lunedì al martedì, ci vorrà un po' di tempo, credo. Quindi ha fatto una conferenza stampa su questo. No, no, chi l'ha fatta lo so. E quindi avrà spiegato, no? Sì, però anche se chiedere al Presidente, visto che torna dopo quasi un anno a parlare, era per sapere qual è la sua posizione. La mia posizione? Qual era il rapporto con l'amministrazione comunale? Ottimo. Il mio rapporto con l'amministrazione comunale, con questa amministrazione, è molto buono. Anzi, vi ringrazio perché ci stanno vicini. E il fatto di Via Arno fu un'emergenza che l'assessore ci ha messo subito a disposizione. Poi purtroppo quel campo non è stato curato, è finito come è finito. Però l'amministrazione si è presentata e ci sta vicino. Tanto che credo che Andrea Riccioli ha riunioni continue con l'assessore per questo discorso futuro. Invece oggi, Presidente, più o meno insomma è un anno del centro sportivo, quello alla Nave. Sì. E lì ci potranno essere ulteriori sviluppi, magari altri lavori, cose, perché comunque sia alla fine è stato utilizzato tanto. Sì, lì dovremmo fare assolutamente la manutenzione del prato, del campo, e adesso so che funziona tutto, e meno male che c'era, perché ci ha dato un bel aiuto. Campo regolare. Presidente, cosa si aspetta dalla parte finale del campionato con queste sei partite negative, e soprattutto poi in funzione dell'anno prossimo che lei ha appena detto che volete alzare il lastrico? Beh, io spero che questo campionato finisca bene, perché diciamo tutte le squadre, a parte la SPAL, insomma, non è che hanno questo botto di punti, quindi io sono molto fiducioso. Cioè, non esiste pensare che non ce la facciamo, non lo dobbiamo assolutamente pensare, perché questo è il trampolino, mantenere la categoria per poi fare quello che ci siamo programmati. Intenzione di puntare anche sui giovani l'anno prossimo, sui giovani, sì. Ovviamente di certo livello. Queste sì, stiamo parlando con Roberto Gemmi, che ci sta dando un aiuto in questo senso, quindi credo abbiamo un po' l'impegno di qualche squadra di Serie A che ci dà qualcuno della primavera, e poi finalmente speriamo di trovare qualcuno che buca la rete. Quest'anno ci abbiamo gli attaccanti, no? Però purtroppo... Però la grossa. Non lo so, io sono fiducioso. Nella conferenza stampa di Riccioli c'erano tutte le spese che ha sostenuto in quest'anno, spese imponenti. Sì. Non sarebbe l'ora di investire di questi soldi, perché finora secondo me sono spese, perché a fine campionato il parco giocatori prende, nessuno... E di proprietà. Capitano ha già parlato di aiuti dalle primavere delle società di Serie A. Per l'anno prossimo? Sì. Giocatori nostri non se ne parla. Contratti biennali con giocatori abbastanza importanti su cui costruire un futuro. Quindi non spendere ma investire. Certo, certo. Questo è anche una cosa che dobbiamo fare. Però vorrei precisare
che io, mi crediate o no, io non ho mai messo becco sulla formazione o sull'ingaggio dei giocatori. E ho detto soltanto da novembre, e ci sono anche delle mail a riprova, che io volevo chiudere sia Tremolata che Monaco. Una serie di cose, non so nemmeno perché è successo, ce li siamo persi tutti e due. Ma io l'unica volta che ho messo la mia voce sulla formazione, sui giocatori, è stata per Tremolata e per Monaco. La squadra dei vari anni, vabbè, quella quando sono arrivato già c'era, la squadra dei vari anni è stata sempre fatta dal mister e con l'aiuto di Adriano Ciardullo. A me venivo coinvolto soltanto quando si parlava di ingaggio, quindi quando si parlava di soldi, tutto qua. Quindi, Presidente, ma sono d'accordissimo che è ora che cominciamo a investire, certo. La scelta dei contratti annuali è una scelta tecnica, non una scelta societaria. Assolutamente, assolutamente. Io, se posso dire la mia modestissima opinione, per esempio, perché a me piaceva, Bonvissuto io l'avrei tenuto, per dire. Poi tecnicamente dagli addetti ai lavori è stato deciso così, quindi non essendo un tecnico io ho accettato, ho detto va bene. Però pensa che in questa sua nuova vicinanza, lei ha detto, no, anche in questa passione, anche un modo magari per viverlo da vicino, poi ha detto comincio anche a capirci di più. Beh, cosa voler dire anche che il Presidente diventerà più attivo anche nelle scelte tecniche, cosa che io per esempio non reputo un male, perché penso che sia un modo anche per affascinarsi di più. Certo, vorrei essere coinvolto, mi piacerebbe essere coinvolto. Poi certo, le qualità, non essendo un tecnico, non è che posso dire le qualità di quello o di quell'altro, forse posso dire di qualcuno di Serie A perché guardo le partite in televisione. In Italia sono tutti mister, no? Direttori, eccetera. Io no. Dove non arrivo non parlo, perché se no dico qualche stupidaggine, quindi preferisco ascoltare. Ora, detta così, si è sentito un po' messo da parte in questo periodo, magari dall'irruenza, dal fatto, cioè non volendo ovviamente, anche dello stesso Capuano, e che in qualche modo l'ha un po', tra virgolette, messo in ombra? Allora, Capuano ha un grande carattere, no? È una persona che non è che non si fa notare. Però non è che non mi sono sentito messo da parte. La cosa che il messaggio che è passato, ma io so che è passato con onestà, l'Arezzo sono io. Io qui a Arezzo ho imparato una lezione dai tifosi, no? Quando dissi io sono presidente, l'Arezzo è mio, no? Lì imparai la lezione che l'Arezzo è di tutti noi e io sono il presidente. Però il fatto che Capuano diceva l'Arezzo è mio non lo diceva nel senso maligno, che poi Capuano è strasbordante, ma è quello il suo carattere, quindi o lo accetti o non lo accetti. Anche perché il presidente Capuano non ha detto l'Arezzo è mio. No, io lo dissi. Capuano ha detto l'Arezzo sono io. L'Arezzo sono io, bravo. È tutta un'altra cosa, bravo. Assume tutto un altro significato. Sì. Certo, sono d'accordo. E infatti questo fa parte di un carattere strabordante che tante volte, prima di parlare, uno dovrebbe riflettere un attimo, no? Perché ogni parola poi ha un bel peso, insomma. Presidente, scusi, a proposito di parole, siccome siamo, almeno io sono personalmente preoccupato per la piega che sta prendendo il di questo campionato, e credo anche lei. Anch'io. L'ha fatto come no. Ecco, lei ha messo in programma due paroline con i suoi tesserati, i nostri sì, beniamini, perché
Insomma, io credo che ci sia anche bisogno di farsi sentire a livello di infatti di quando presenza. Ho finito qua vorrei parlare con i giocatori. È in programma, certo. Anche perché se per quello che abbiamo visto, diciamo fino a gennaio siamo andati non bene, ma abbiamo avuto anche una bella serie di sfortune, insomma, no? Quindi potevamo essere 5-6 punti avanti. Poi hanno giocato bene e adesso c'è questa fase. Quindi ci voglio parlare, capire, anche insomma caricarli un po'. Secondo lei, mister, sì, secondo lei, mister, presidente, come mai c'è stata questa fase, c'è questa fase così adesso? Da che dipende? Se la devo dire tutta, secondo me, non lo so da che dipende. Un po' è chiaro, la fine del campionato è un po' un classico. E forse dipende anche da questo che si avverte, no? Anche la pubblicità che viene fatta contro la dirigenza, c'è questa cosa che ha detto, come ha detto lei, Capuano, che fine fa, insomma pure la squadra si troverà un attimo in difficoltà, forse un po' smarrita. A posto io ci voglio parlare, perché vi voglio far capire che noi siamo qua con i piedi ben per terra e assolutamente nessuna intenzione di fare un passo indietro, anzi di farne 10 in avanti. Una responsabilità della società in questa defaianza della squadra, perché sennò io sarò un provocatore, ma mi sembra di vivere in una realtà parallela, no? Cioè, c'è stata anche una concatenazione di eventi che ha portato, secondo me, ad un certo tipo di clima. E non è che noi raccontiamo le favole, per quanto uno possa anche pensare questo. E me li dica quali sono gli eventi? Beh, il fatto che comunque... De Martino. No, lei, lei parla solo di partito. Io parlo di Capuano, sto parlando della situazione Capuano. Tecnica. Lei sta parlando di risultati che stanno mancando. Da gennaio in poi si è avvertita, forse lei era all'estero, magari l'ha percepita meno, ma si è avvertita una distanza tra la società e l'allenatore per tutta una serie di cose che sono successe e che testimoniano anche le sue parole. Questo può aver influito sul rendimento della squadra, secondo lei, se, oppure no? Se lei si non è una provocazione. No. Se lei si riferisce a quello che ho detto prima, che abbiamo fatto una riunione dove abbiamo spiegato con il mister a quel tavolo lì il nostro programma, quindi qual è il programma? Che poi credo che in tutte le squadre funziona così, che l'allenatore fa l'allenatore, pensa al campo, il mercato viene fatto non dall'allenatore. Fino a oggi, diciamo anche per mia comodità, perché io ho trovato Capuano che è persona di calcio e ha fatto delle buone squadre e quindi ha fatto anche il mercato. Poi si cambia nella vita, questa appunto l'esperienza, abbiamo cambiato il programma e l'abbiamo coinvolto, nel senso tu sei il mister e farai il mister, il mercato lo farà il direttore tecnico Gemmi dell'area tecnica, così funziona, abbiamo, cioè io mi sono un po' ispirato a quello che fanno gli altri. Gemmi dovrebbe fare il mercato da sé, però su precise indicazioni di qualcuno, cioè l'allenatore collaborando con l'allenatore, certo, esatto, certo, lo sta già facendo, credo proprio di sì, perché si fa non so quanti chilometri. Se dovesse essere un cambio di vita tecnica e tutto il programma che sta facendo ora, tutti gli abboccamenti che avrà avuto Gemmi saranno abboccamenti un pochino così fatti a lampa di rose, perché l'allenatore magari non dovrà mettere bocca sugli acquisti, però sui moduli, certo. E quindi sui giocatori con determinate caratteristiche da prendere dovrà essere in simbiosi con l'allenatore. Allora, Gemmi è in simbiosi con l'allenatore, ma se lei intende dire il contratto di Gemmi che scade tra un mese, diciamo a giugno. Io parlavo di Capuano. Già l'ho detto prima. Sì, ma se si mette in discussione Capuano, allora Gemmi che sta lavorando ora con Capuano per parlare ancora del futuro, mi sembra una contraddizione. Non sono d'accordo. La decisione in questa settimana. Non so se la vedo solo io la televisione, mi pare che
partite in Serie A parlo, perse 10 minuti dopo allenatori esonerati, sono successi due o tre? Due. Non è in piazze storiche, ormai questo è piazze storiche, cioè l'allenatore. Dove allenatori si chiama Milan, tanto Vabbè, che vuol dire adesso? Sono casi particolari che non possono fare casistiche. Ma io non ho visto tanti da allenatori esonerati. Comunque, io già ho detto prima, oggi non è nel programma perché è un problema. Se vogliamo chiamare problema, che io ho rimandato al 9 di maggio. Quindi da qui al 9 di maggio non credo che Gemmi abbia trovato una rosa già completa, coordinata e combinata con il mister. Quindi a fine campionato si prenderanno tutte le decisioni che si devono prendere. Quello che volevo dire io, Presidente, per questo argomento, che mi sembra l'argomento centrale, cioè il capuano plenipotenziario, diciamo, responsabile sia dell'area tecnica che del campo, una figura strabordante, cioè io, siccome io sulla fortuna scrivo quello che scrivo rimane, penso di essere uno che l'ho criticato anche nel momento in cui questa era la linea ufficiale della società, che era un personaggio strabordante, no? Però, diciamo così, era anche la linea della società questa, per un anno e mezzo lo è stato, certo, sia indubitabile. Non avete pensato che introdurre a stagione in corso un elemento di cambiamento su questo, conoscendo il personaggio, potesse poi creare anche una situazione che poi è quella che stiamo vedendo, cioè un allenatore meno motivato, i risultati sul campo che sono calati e qualche rischio che comunque ovviamente tutti ci auguriamo di no, ma che si è oggettivamente creato? Sono d'accordo, mi piace la domanda, perché noi l'abbiamo calcolato questo e l'abbiamo coinvolto Capuano a quel tavolo apposta. Perché? Perché, come ha detto bene lei, il fatto dell'allenatore, che a me mi ha aiutato moltissimo, per carità, che fa tutto, è andato bene, va bene, fino a un certo punto. Poi, come tutti noi, credo, che ci piace migliorare, provare a fare un saltino in più, ho capito che bisogna fare un'altra organizzazione. Abbiamo ragionato su questa nuova organizzazione, abbiamo chiesto al mister di venire a quel tavolo a parlare di questo programma futuro. Io capisco benissimo che se fino a ieri hai fatto tutto, poi rimani male, no? Diciamoci la verità. Però noi dobbiamo andare avanti, dobbiamo migliorare e provare a progredire. Quindi finché siamo chiusi in questa maniera, sì, vabbè, visto che, ripeto, la Lega Pro non è che mi piace molto, allora mi piacerebbe provare a alzare l'asticella, non voglio aggiungere altro, alzare l'asticella, cioè già arrivare nelle prime tre già sarebbe una soddisfazione, no? Quindi questo è un po' il programma. Poi io capisco che umanamente ci si può anche rimanere male, certo. Per quanto riguarda il settore giovanile, Presidente, che è un capitolo, per una società, penso per tutti, ma per una società di Colarezzo credo che sia fondamentale per tanto. Beh, io mi sono impegnato sull'Arezium proprio per quello. E anche questo rientra nel programma, perché noi oggi abbiamo dei giovani, per esempio, che paghiamo il collegio, no? Io ho detto, devono essere tutti o Arezzo o zone limitrofe, proprio per cominciare a creare un qualcosa. C'è la Berretti che però sta vincendo il... La Berretti sta facendo una grandissima cosa, ne sono contentissimo, mi dispiace se ne parla poco e mi dispiace perché io non ho avuto mai il tempo di andare a vedere una partita, questo pure mi dispiace, però stanno facendo un grande lavoro.
anche l'allenatore, molto modesto. Presidente, per quanto riguarda la ricapitalizzazione della società, ha avuto anche un incontro con Orgoglio Amaranto, che dal 2% deve passare all'1%. Su questo aspetto qui, che cosa ci può dire? Siamo costretti a ricapitalizzare e quindi non c'è l'alternativa. Anche perché 20 io ho la Covisoc e quindi dovrà essere tutto fatto. Purtroppo queste società non vanno a pareggio, vanno sempre in perdita, questo è il problema. E quindi altro piccolo sforzo o grande. Chi sarà accanto a lei come sponsor del prodotto? Grande domanda. Oggi non lo so. Spero che arrivi qualcuno, diciamo, di nome, no? Spero. Perché quest'anno l'ho fatto io lo sponsor. La Ego è una mia azienda. Quindi speriamo che arrivi qualcuno dall'esterno. Si era parlato di una trasformazione da SRL in SPA, aveva detto il direttore Riccioli. Sì. C'è questa... Sì, sì. Noi abbiamo una riunione, se non sbaglio, Andrea, venerdì, vero? Con i commercialisti e i fiscalisti per fare questo passaggio. E che cosa cambia? Per cominciare a fare questo passaggio. Beh, un SPA, se la Muzzi vuole comprare un po' di quote, li vendiamo. Aveva chiesto la settimana scorsa. È vero. Voleva anche più che c'è. Presidente, in questi 3 anni poco più che lei, Presidente, realmente non ha mai avuto una minima proposta concreta di quote rilevare la società o di dargli una mano o da gente di imprenditori di Arezzo o anche di fuori. Fiorentina. La Fiorentina, che sapete tutti bene come si era sviluppato quel discorso e poi è finito così anche perché c'erano delle condizioni non economiche. Queste per esempio sono cose che non sono mai state dette, forse non l'ho mai dette, non lo so. Avendo un po' di dipendenti, io ho rispetto di chi lavora. Ma non è che lo dico perché voglio far il bravo, Io ho molto rispetto di chi lavora, di chi porta uno stipendio a casa e quindi ha una famiglia dietro. In quel caso lì mi fu chiesto, che era venerdì, non me lo scordo, perché uscivo da fisioterapia, quindi dovevo dare la risposta. Mi fu chiesto che il lunedì io dovevo convocare una conferenza stampa, quindi preparare l'entrata a pieno titolo della Fiorentina, fuori tutti, e alle 3 loro arrivavano con tutto il loro esercito. E lì si è interrotta la trattativa. Questa è andata così. Volevo chiedere, Presidente, come pensa di recuperare il rapporto con la piazza in questo momento, visto che al di là di tutto quello che diciamo noi, comunque c'è un aspetto ambientale, no? Anche da tenere in considerazione per i risultati della squadra, anche per la vita della società. Io penso che a questo punto non si recupera con le parole. Penso a questo punto noi dobbiamo recuperare soltanto con i fatti. E devo dire che vedere la polizia qua fuori non mi ha fatto molto bene. Ma sono esagerati quelli? Vabbè, non lo so, sono esagerati o c'hanno fondamenta, non lo so. Però insomma non è una bella cosa, no? Vuol dire che non è che sono amato, che sarebbe una parola enorme, ma addirittura odiato, che la polizia deve venire. Che la polizia addirittura viene per l'ordine pubblico, per l'incolumità del presidente. Cioè, non è una bella cosa. Okay, è
una presenza inutile, perché a contestarla non c'è nessuno. Non c'è nessuno, quindi questo mi fa siamo piacere. Rimasti io per primo. Questo mi fa piacere. Ho saputo che c'era detto stampa che andavano dati i nomi tutti quanti. Sì. Ma sono precauzioni un po'. È stata a disposizione della questura. Sì, sì, sì. Però mi fa piacere se non c'è nessuno e ci stanno solo i poliziotti. Questa è la cosa importante. Avremo. Non dica contestare i poliziotti. No. Potrebbe. C'è sta tutto. Anche perché sono tifosi anche i poliziotti. Eh certo. Beh, a me mi hanno levato la patente, gli ho detto sono presidente d'Arezzo. E poi sono tifosi armati. Vabbè, comunque io quello che vorrei, il messaggio che vorrei passare, spero di riuscirci perché non è che sono un grande oratore, noi abbiamo fatto prima una piacevolissima riunione con gli amici di Orgoglio Amaranto, i quali speriamo, posso dirlo, speriamo di portarli come uffici qua da noi, in modo che stiamo ancora più vicini, abbiamo stabilito, posso dirlo Roberto, no? Delle riunioni scadenzate, diciamo, periodiche, e quindi questo ci unirà ancora di più. Fino a oggi, e questo è il nostro errore sicuramente, è stata la comunicazione, cercheremo quindi di far meglio in questo senso, così anche i tifosi sanno quello che uno pensa di fare, le novità che ci sono, e il messaggio che voglio mandare è che io oggi sono qui per riconfermare, che mi dispiace per voi, non me ne vado, e che cercherò di fare ancora meglio con l'aiuto di questi nuovi amici, da parte mia farò ancora un pizzico di più per cercare di fare una buona squadra per il prossimo campionato e alzare la famosa asticella. Vorrei solo dire una cosa, ma questo è più è un mio gossip, lo posso fare, un mio gossip? Allora, parlando di budget, no? Che se ne è parlato tutto l'anno fino alla noia, ma tutti lo sapete perché tutti lavorate, tutti purtroppo pagate le tasse, paghiamo le tasse, siamo massacrati, il budget di 575.000 euro, parliamo di netti, a questi netti va aggiunto circa un 48% in più, quindi andiamo a 1.200.000 e rotti. E ho fatto vedere, anche perché quello è il tuo lavoro Roberto, no? Gli ho fatto vedere come si arriva a certe cifre che stanno qua, fatte dai commercialisti. Quindi quando si parla di budget non è quello che realmente i giocatori si mettono in tasca, è brutto dirlo, insomma quello, lo stipendio che prendono, no? Poi c'è tutto il resto, che tutto il resto pesa oltre il 50%, perché poi ci sono le trasferte, poi c'è il pulso, c'è tanta di quella roba che porta poi a certe cifre. Quindi spero di aver chiarito che il budget non è quello. Ma poi riguarda solo la prima squadra questa cifra, escluso il settore giovanile? Certo, certo. Roberto l'ha visto, no? Ci sono, se non sbaglio, 270.000, 77.000 euro di staff l'anno. Ci sono anche se 38.500, non sono una cifra folle, ma è giovanile, quello costa. E poi c'è tutta un'altra, se vedete la vita che fa la squadra, giustamente mangiano, dormono, hanno casa, c'è un pullman che li riporta, eccetera, eccetera, le trasferte. Allora, dove bisogna
bisognerebbe fare attenzione, forse, sicuramente, a spenderli un po' meglio. È vero, Presidente, che l'allenatore Capuano è più pagato della Lega Pro? Credo di sì. Non l'ho accertato, ma credo di sì. No, per i corsi dell'Alessandria, per esempio, prende più, tanto per fare un nuovo. Ma anzi, sicuramente prende più Gregucci. Non credo. Bacci. Gregucci. Ah. No, Gregucci dell'Alessandria, ma glielo do per sicuro, perché se no non lo so. Non lo so. Ho fatto un nome specifico. Ma dei trascorsi in finanza. No. Perché lo so. Per alzare l'asticella, che tipo di budget dovreste mettere in preventivo per l'anno prossimo? Anche Braglia Lecce prende più preventivo. Io vado, per carità, con tanta amicizia. No, perché non parlo più di budget, io ho voluto chiarire questo. Cifra era bravo. Tipo di questo è quello di oggi, no? Quello è quello a oggi. Io poi non parlerò mai più di budget, perché noi siamo, credo, l'unica squadra di tutte le serie in Italia che abbiamo sbandierato il budget così, in piena libertà. Io quindi non parlerò più di budget. Tra l'altro i bilanci sono pubblici, quando verrà pubblicato ognuno se lo può andare a vedere. Però è chiaro che per il progetto che abbiamo, credo di poter dire tranquillamente che abbiamo già partorito, perché basta solo metterlo in atto e da venerdì cominciamo, è chiaro che richiederà uno sforzo maggiore di risorse economiche, questo è logico, perché se no l'asticella, sapete meglio di me, non sale, quindi ci vorrà qualche giocatore di peso. Quindi magari investire un po' più sull'attaccante, no? Certo, anche se ne abbiamo quattro attaccanti, eh? No, solo sull'almanacco dei calciatori c'è scritto attaccante, però poi insomma sulle figurine. Va bene. Ci siamo? Se ci siamo. Grazie a voi. Avrete ancora sta croce?